Ben ritrovati. Volevo dedicare questo video a qualche considerazione per quello che riguarda la mia modesta esperienza sul tema dell'interpretazione. Io avvicino molto l'interpretazione musicale all'interpretazione poi che fa il narratore di un testo che legge. E quindi, come dire, il problema dell'interpretazione riguarda un po' entrambe le cose, insomma, ci sono dei problemi che sono simili e poi però ci sono anche delle differenze che magari vediamo di sviluppare. E parlando di questo, volevo anche prendere spunto dai commenti che numerosi mi avete fatto e anche in un certo modo gratificanti, negli ultimi video, insomma, sono commosso così insomma dagli apprezzamenti che mi avete fatto e anche bene o male non avete neanche fatto molte critiche, me ne aspettavo di più, insomma, quindi anche i commenti critici fanno piacere poi quando le critiche sono costruttive. Ma volevo intanto partire da quali sono i problemi di un narratore, perché spesso quando si narra un libro, secondo me si fa una cosa che non ha una grande tradizione, che è abbastanza un fenomeno di questi tempi. Per parlare sempre anche in chiave personale, anche quando ero piccolo io, la radio non faceva narrazioni di libri, a volte faceva degli sceneggiati, cioè prendeva un romanzo, ne estraeva delle parti e poi lo interpretava con vari attori, a mo', diciamo, di rappresentazione, di sceneggiato televisivo, no? Quello che facevano con gli sceneggiati televisivi una volta. Ma non c'era il fenomeno della lettura integrale di un libro, della voce che dava vita interamente a un libro, soprattutto poi a un libro di una certa dimensione. Poi c'era l'esperienza teatrale, invece c'erano molte commedie, molte rappresentazioni teatrali. È un fenomeno nuovo, è un fenomeno che si presenta adesso perché anche i supporti sono nuovi. Non era possibile fare un libro prima, leggere un libro per intero e venderlo, perché poi il mercato, insomma, è sempre stato, no? un elemento della situazione. Perché quanti dischi ci sarebbero voluti? 40 minuti a disco per fare un libro di 20 ore, per esempio, no? Poi le cose, anche quando c'era il geloso, quando c'era il registratore a nastro, la cosa sarebbe stata ben difficile, no? La cosa poi ha cominciato a prendere forma, secondo me, quando sono entrate in commercio le audiocassette. Allora le audiocassette avevano una durata più o meno di, insomma, mediamente di 90 minuti, diciamo. Quelle da 120 minuti non si usavano, quelle da 45 minuti si usavano soprattutto per le musiche, no? Perché accoglievano un long play quando si voleva registrare. Ma una videocassetta poi durava 45 minuti da una parte e 45 dall'altra, già bisognava girare la cassetta. Poi la cassetta, come dire, doveva essere numerata, perché bisognava usare tante cassette per poter registrare qualcosa. E io mi ricordo che avevo registrato, ma non tantissimi anni fa, parlo degli anni 95, più o meno, quando in radio è stata data, per esempio, l'Eneide, letta integralmente e commentata da Sermonti, mi pare che lo faceva era registrato, credo, da Mantova. E per registrare tutto Sermonti, insomma, ci volevano decine di cassette. E poi queste cassette dovevano essere numerate, dovevano essere in un certo modo. Bisogna poi ritrovarle, a volte le cassette si rompevano, insomma, si mangiava un nastro, veniva riavvolto male nel registratore, insomma,
Era un po' una tecnica laboriosa, insomma, però sono cominciate là. E infatti mi accorgo che le prime letture, insomma, le letture per i ciechi, prima che intervenissero i computer, erano fatte in cassette. Si trovano ancora, se voi vedete, insomma, dei libri letti per i ciechi, in cui sentite lato A, lato B, cassetta 2, cassetta 3, lato A, lato B e così via. Si registrava con il microfonino, erano metodi molto rudimentali. E allora quando voi sentite una di queste cassette, come dire, c'è molto rumore di fondo, il fruscio, no? Che è anche proprio tipico della cassetta, e poi il microfono, la voce spesso metallica del microfono, insomma, no, registrazioni poi fatte da casa e spesso registrazioni fatte da dilettanti, ovviamente, no? Si facevano audiolibri interi con il criterio dell'audiolibro, cioè la lettura senza altri strumenti, cioè senza altri sottofondi, senza immagini, senza cose, insomma, le cassette per i ciechi, perché i ciechi non avevano bisogno, come per gli ipovedenti, perché gli ipovedenti avevano bisogno di sentire il testo, non erano necessari altri ingredienti. E poi la lettura, da quel che ne so, da quello che mi hanno detto, che si faceva per gli ipovedenti, era una lettura particolare, cioè una lettura che non doveva essere espressiva, doveva essere veloce, perché l'ipovedente che usava l'audiolibro aveva bisogno di avere le informazioni, di ascoltare il libro, non gli interessava nient'altro. Poi tutto il resto, diciamo, se lo formava lui, da quel che ho capito. Quindi, insomma, era importante avere una lettura che non fosse particolarmente espressiva, anzi, se non lo era, meglio, e una lettura abbastanza veloce, insomma, dare parole, testo, abbastanza rapidamente, anche perché poi, da quel che so, o credo di sapere, gli ipovedenti, insomma, hanno questa capacità di essere più veloci nel comprendere le parole, insomma, no? È un senso che usano quello dell'udito molto meglio di chi ha gli occhi per vedere, che quindi, insomma, lo mette assieme agli altri sensi, lo utilizza meno. Poi, evidentemente, sono venuti fuori i computer, sono venuti fuori i programmi nei quali si può registrare a lungo, e poi sono venute fuori le sale di registrazione e tutto il resto, dal punto di vista del pubblico, insomma, no? Cioè, evidentemente c'erano queste cose qua, il computer no, non c'era prima di una certa epoca, ma poi c'erano gli strumenti, insomma, per registrare delle cose, per esempio, penso che c'erano a livello cinematografico, insomma, no? C'erano i doppiatori e così via. Ma questi leggevano e producevano testi che magari stavano prima che ci fossero i computer, ci stavano nei nastri, nelle pellicole, e avevano una durata perlomeno limitata, insomma. No? Questo per dire che come si è formato il gusto, secondo me? Il gusto che poi è quello che determina le scelte di quelli che ascoltano adesso, no? Da cosa si è formato? Si è formato probabilmente dal teatro, dagli attori di teatro e soprattutto poi invece dagli attori del cinema, cioè più che gli attori del cinema, dai doppiatori del cinema, insomma. Quindi chi ha cominciato a fare audiolibri per prima, insomma, come le capacità, insomma, la tecnica era la tecnica dei doppiatori, insomma, i quali probabilmente avevano frequentato le scuole per doppiatori, attori, doppiatori, e penso che, insomma, dobbiamo poi alla radio, come dire, l'iniziativa di aver lanciato, almeno qua in Italia, l'interesse per il libro letto. Registrazioni ne venivano fatte già prima degli anni 2000, insomma, già negli anni 90 c'erano registrazioni anche integrali di libri letti per radio.
Quindi, secondo me, la radio è stata uno degli elementi, insomma, che hanno lanciato il gusto per l'audiolibro, per la lettura di un libro ascoltata e goduta attraverso l'ascolto. La radio che aveva i suoi attori e i suoi interpreti. La formazione, insomma, il gusto che viene e che quindi si forma da una categoria di persone, no? Che sono persone che vengono dal teatro o dal doppiaggio cinematografico. Un linguaggio che molto spesso si associa al gesto. L'attore di teatro è quello che mette insieme la parola col gesto e quindi usa molto il corpo per parlare anche, no? Cioè parla attraverso sia le parole ma anche col corpo, molto col corpo. E quindi la parola è aiutata dal gesto. Il doppiatore lo stesso vede il gesto, insomma. Su questo si formano anche dei cliché interpretativi, cioè si forma un gusto che è tale per cui a un certo punto diventa quello dominante. Non è un gusto che ha una tradizione lunga, cioè non è un gusto che si è formato sulla lettura dell'audiolibro. C'è un gusto già preformato, che è quello dell'interprete teatrale, dell'attore, di scuola, che so io, dell'attore, e del doppiatore, fondamentalmente di queste figure. E poi viene trasferito questo gusto nella lettura del libro intero. Allora, il libro, l'audiolibro, insomma, la lettura di un testo fatta senza gesti, senza azioni, ascoltata per intero, è una cosa, secondo me, diversa rispetto al gesto teatrale, rispetto al modo di dire teatrale, e anche una cosa diversa rispetto al linguaggio cinematografico, insomma, no? Che si arricchisce con le immagini e con tante altre cose, con la musica, col suono, insomma. È tutta una serie, no? di accidenti che contornano la parola anche nel linguaggio cinematografico, oppure, che so io, nel linguaggio del documentarista, per esempio quello che commenta i documentari, quella modalità di porgere un testo. Ma il testo del documentario è già un tipo di testo particolare, per esempio. E questa è una modalità con cui si forma il gusto, ma è un gusto che è riferito ad altri mezzi all'inizio. E poi invece viene trasportato e diventa il canone con cui vengono letti e si ascoltano anche gli audiolibri, quindi si è abituati poi a quel tipo di voce, a quel tipo di registrazione, a quella modalità di elaborazione della vocalità, no? Per cui la voce che ascoltate quando comprate un audiolibro, spesso registrato in studio, spesso non è la voce naturale del lettore, insomma, no? È una voce che subisce una grande elaborazione, sia prima di essere detta che dopo, nella fase di post-produzione. Spesso sentite una grande compressione di quella voce. Cioè, si usano strumenti che i tecnici del suono sanno bene, insomma, si usano degli effetti che i tecnici del suono conoscono bene e che danno un effetto di presenza di questa voce, di forza, di cose. Se voi li sentite dal vero, probabilmente senza microfono, insomma, probabilmente non sentite quella stessa voce. Quindi il gusto, il modo in cui viene letto un audiolibro, risente di un gusto precedente, secondo me, che non è stato fatto per l'audiolibro. Però è quello che ci condiziona, cioè quando noi ascoltiamo un audiolibro, spesso ci aspettiamo di sentire la stessa modalità di espressione, di voce, la stessa vocalità che sentiamo quando sentiamo un attore di teatro recitare o quando sentiamo al cinema la voce di un doppiatore, insomma, no? Una voce narrante, una voce fuori campo. E questo ci condiziona, perché qualsiasi altra modalità di dire ci sembra strana, diversa. Abbiamo bisogno
di un'abitudine, di un tempo per entrare in una modalità diversa di dizione. Ma lo sappiamo qual è poi la dizione che vorremmo o che effettivamente interpreta alla meglio un libro, quindi solo parola, niente di quello che ci sta intorno, neanche niente musica, niente immagini, parola. Nel momento in cui la parola è sola, isolata, come deve essere? No, allora qui vengono le vostre osservazioni rispetto a quello che posto, per esempio, no? Parlo dei vostri commenti nel mio canale, insomma, no? A volte dicono che la voce è che sei troppo espressiva, esageri, il testo invece è più asciutto, più essenziale, no? Non è così. A volte invece dicono il contrario, dicono che sei monotono, che non interessi, è una voce che annoi, ti ascolta, insomma, no? Perché si aspetta invece più espressione, più forza, più elementi dinamici. Allora, qual è la cosa giusta, insomma, no? C'è un canone che ci dice qual è il modo giusto di interpretare un testo quando non c'è una storia che ci dice qual è il modo di interpretare migliore. Guardate, per la musica è diverso, no? Perché pensate anche in quanti modi potete sentire interpretare Bach, no? Per esempio, tanto per ritornare a un altro commento in cui mi diceva che lui aveva studiato Bach e che era, come dire, gli avevo insegnato a mettere in evidenza soltanto il testo, ad astenersi da qualsiasi elaborazione personale, insomma, no? A parte che anche l'interprete ha bisogno di dire la sua, se no non ci sarebbe bisogno, basterebbe un'unica interpretazione, no? Ma anche in Bach, quanti modi di interpretare possiamo sentire? Io trovo che se ascolto Bach al pianoforte oppure le sonate partite, al violino, al violoncello, come dire, è uno degli autori in cui sento una diversità maggiore di interpretazioni. Insomma, ogni interprete lo pone a modo suo, sia nella scelta del tempo che nella scelta della dinamica, che nella scelta del suono, chi piano, chi forte, chi tutto staccato, chi tutto legato. Pensate per esempio, non so, al clavicembalo ben temperato fatto da Richter oppure fatto da Glenn Gould. Due mostri, ma due mondi assolutamente diversi. Però in qualche modo chi suona Bach può anche dire, vabbè, io cerco di rifarmi a come Bach era suonato a suo tempo. Quindi cercare di riandare filologicamente a una modalità di interpretazione che si suppone, perché si legge dai trattati, perché si va nell'iconografia, si vedono come sono gli strumenti antichi, le potenzialità che hanno, eccetera. E allora c'è tutto un filone di ricerca filologica che tende a reinterpretare Bach come era interpretato allora, no? Con degli archetti diversi del violino, con le corde di budello, con un'intonazione diversa, ma insomma di riandare all'interpretazione dell'epoca, che guarda caso a molti adesso, abituati con gli strumenti di adesso e così via, non piace più. E quindi qual è l'interpretazione buona, ottimale, insomma, di un testo? Alla fine rimane quella che piace di più, che convince di più, ma è mia opinione che ci siano tanti modi di interpretare un testo e tanti modi accettabili. Le interpretazioni diverse ci arricchiscono perché ci danno tante visioni diverse di un qualcosa che è e che altrimenti sarebbe solo quello. Soprattutto quando interpretiamo un libro che è stato scritto non per essere interpretato e letto, come invece un brano musicale. Un brano musicale spesso non esiste se non lo sentiamo interpretato. Esiste solo per pochi che hanno l'orecchio assoluto, che riescono a leggere le note e quindi a sentire le note guardando la partitura. Ma la cosa è diversa per un libro, invece, perché il libro siamo abituati a vederlo scritto, quindi a leggerselo per conto nostro. Se sentiamo che un altro ce lo legge, questo qua molte volte fa fatica a convincersi che,
che effettivamente le cose stiano come lui le legge. Io sono a volte gratificato da voi, da quelli che per esempio mi hanno chiesto di leggere le loro poesie o dei loro racconti o delle cose, che quando poi li hanno ascoltati mi dicono: ah, sono rimasto commosso, mi è piaciuto molto, non credevo che potesse essere così bello. Quindi insomma, questo per esempio, sentirlo dire da qualcuno che ha scritto quel testo ti dà soddisfazione, insomma, perché chi meglio di lui, insomma, può capire se come tu gliel'hai offerto poi funziona o no, cioè è secondo le sue intenzioni o meno, o magari gli ha fatto scoprire qualcosa di più e di meglio rispetto alle sue intenzioni. Però, insomma, tutta questa pappardella per dirvi che per quello che riguarda i libri non c'è un criterio consolidato per poter dire che quella lettura è buona o no, se non quella del nostro gusto. Ma il nostro gusto è variabile e quindi cambia a secondo di come siamo noi. I gusti sono molto diversi e quindi qualsiasi narratore vi dirà che è rassegnato a non piacere a tutti, insomma. Quindi quando non si può piacere a tutti, quando uno ti critica perché fai le cose in un certo modo e quando uno ti critica perché invece le fai nel modo opposto, quando uno appunto ti critica perché sei troppo espressivo, l'altro perché lo sei troppo poco, evidentemente, vabbè, magari sei nel giusto, insomma, fai bene a seguire il tuo sentimento, il tuo... Allora, cosa ti serve sapere? Ti serve sapere che almeno alcuni di quelli che ti ascoltano hanno attraverso la tua lettura o colgono dalla tua lettura degli strumenti che li fa entrare nel testo, che li tiene. Cioè, tu sei bravo, insomma, se una parte dei tuoi ascoltatori, in questo senso, riescono a essere attaccati al testo, ad essere tenuti in quel testo, non si distraggono finché ti ascoltano, non pensano ad altri, riescono a seguire quel che leggi. E questo però, lo sappiamo in partenza, non può essere buono per tutti, perché soprattutto chi è abituato ad altre modalità, ad altre voci, per esempio, ad altre modalità espressive, quelle dell'attore drammatico, che so io, insomma, magari ha bisogno di quello per rimanere attaccato al testo, no? Quindi una lettura più piatta non gli può bastare, a un altro magari viceversa, insomma. Quindi questo. Come dire, c'è un però, insomma. Perché sennò tutti quanti saprebbero fare i narratori, no? Oppure potrebbero farli e avrebbero... è tutto buono, insomma, no? Diventa tutto relativo. Ci sono, secondo me, dei prerequisiti, insomma, no? Che servono. A parte che è una cosa faticosa. Chi lo fa e si cimenta con libri di una certa lunghezza, di un certo impegno, si accorge qual è la fatica nella lettura, insomma, no? Non sembra, ma è faticoso, insomma. Allora, i prerequisiti però ci sono, e sono per esempio quello che uno deve conoscere abbastanza bene l'ortoepia, cioè come si pronunciano correttamente le parole, quando le E sono aperte o chiuse, le O sono aperte o chiuse, come si pronunciano certe consonanti, eccetera, eccetera, insomma. E poi si sbaglia, insomma, no? Ovviamente, perché spesso... Però, insomma, queste cose le dovrebbe conoscere, dovrebbero far parte del suo bagaglio. Se uno conosce bene queste cose, si sentono anche meno gli accenti dialettali, no? Diciamo che non, in teoria non si dovrebbero... non dovrebbero emergere delle situazioni che hanno a che fare con l'espressione dialettale, a meno che il libro non sia collocato in un certo modo, no? Il fattaccio di Via Merulana, come dire, è lì, va letto con un accento romanesco. Io non potrei leggere quel libro, per esempio, no? Si dovrebbero evitare gli accenti dialettali, insomma. Poi bisogna saper tenere su la voce, insomma.
bisogna saper chiudere le frasi, bisogna saper trovare le pause. E le pause, quando si legge, hanno la stessa importanza delle parole, fanno parte del discorso anche le pause. Allora poi ci sarà chi ti dice che fai delle pause troppo lunghe, chi le fai troppo brevi. Ma insomma c'è il problema delle frasi. Poi c'è il problema di dove bisogna collocare gli accenti, insomma, di saper trovare le parole chiave, calcare, insomma, di far sentire la parola chiave all'interno della frase. Poi una frase, come nella frase musicale, no? Quando c'è la legatura di espressione, una frase va costruita, cercando di trovare il momento principale di quella frase e quindi di salire fino a che la frase raggiunge il suo culmine e poi di scendere quando il culmine è stato raggiunto. E poi ci sono anche tante altre cose, delle scelte per esempio di tempo, di velocità. Quando si legge un libro di una certa lunghezza non si può essere troppo lenti, bisogna avere un ritmo, bisogna che questo ritmo si mantenga, però all'interno del ritmo bisogna saper cogliere i momenti in cui il discorso è concitato e quindi assecondarlo nella concitazione, oppure cogliere i momenti in cui il discorso è più lento. E poi bisogna comprendere il testo, bisogna riuscire a dare espressione al testo, sì, insomma, cioè bisogna cercare di essere aderenti al testo, di capire il clima e, leggendo le cose più diverse, sapersi adattare alla diversità degli scrittori. E questo fa parte come dire, della sensibilità individuale, insomma, di quanto uno sente un testo. Poi ognuno di noi sente un testo più di un altro, evidentemente, no? Ci sono dei testi poi difficili da leggere, perché le parole sono messe in un certo modo, perché le parole sono piene di articolazioni strane, difficili. Ci sono altri testi che invece si scorrono con una grande facilità. Questo non ha a che vedere, cioè, chiaramente i testi più, diciamo, meno buoni sono anche più difficili da leggere. Però ci sono testi buoni che sono scritti in maniera difficile, la Recherche di Proust, per esempio, no? L'Ulisse di Joyce. Oppure ci sono testi che buoni, che si leggono con facilità. Leggere con facilità vuol dire scorrere, vuol dire entrare in una corrente che ti porta da solo, in cui non ti fermi quasi mai, insomma, no? Perché intuisci già, quando cominci quella frase, dove andrà a finire. E quindi non hai bisogno di riprendere perché hai sbagliato l'intonazione. Ti porta lei, insomma, no? Per me, per esempio, un testo facile, che capisco così, pur essendo un testo importante, è un testo di Dostoevsky, per esempio, no? Ieri sera leggevo qualcosa di Dostoevsky e mi accorgevo che andavo avanti senza dovermi quasi mai fermare per cambiare l'intonazione, per modificare qualcosa, perché, insomma, così. Ecco, questi sono dei prerequisiti, sono delle cose che servono prima, ovviamente. E poi sono tutte altre questioni, insomma, la voce, il carattere di chi legge, e quindi, insomma, ognuno esprime il suo carattere, quindi legge con il suo carattere. Questo per dire, poi, che ci sono differenze, ci sono anche differenze enormi tra vari lettori, però anche negli audiolibri, come nella musica, non c'è un unico modo di leggere e secondo me non c'è neanche un unico modo di ascoltare. Peccato che a volte il libro non venga voglia di risentirlo più volte, come succede per esempio per un brano musicale, no? Dove tu lo ascolti più volte volentieri un brano musicale, no? La musica che ti piace la riascolti anche decine di volte. Per il libro non è così, l'ho già letto, lo metti via. Però se ti viene voglia di riascoltarlo, di rileggere quel libro, oppure di riascoltarlo, sentirlo leggere da più voci, cioè sentirlo magari una volta letto in un modo, una volta letto in un altro, ti può aiutare a entrare più a fondo
perché magari una lettura ti aveva convinto e un'altra magari ti convince ancora di più, insomma, scopri attraverso un'altra lettura qualcosa che prima non avevi intuito di quel libro lì. Quindi non si escludono le diverse interpretazioni, insomma, certo richiedono tempo perché ascoltare un audiolibro non è come ascoltare una canzonetta che dura 3 minuti, insomma, no, richiede il suo tempo, il suo spazio. Arrivato a questo punto, magari rispondo anche a qualche commento. Per esempio, Gloria mi scrive e mi fa un'osservazione giusta, purtroppo, no? Io ascolto solo le sue narrazioni, tutto, dalle favole al resto, per la sua sempre intensa interpretazione. Ma dovrebbe curare l'audio. Sì, così mi dà anche modo di entrare in un'altra dimensione. Sono spesso suoni bip di un orologio, forse da polso o altro, che disturba molto, distoglie dall'atmosfera in cui si è immersi in quel momento. È anche un fastidioso clic-clac, tipo di lingua che batte sul palato, come fosse una protesi dentaria o ponte, oppure è un problema di microfono. Beh, certo, insomma, allora non so se gli ho detto, insomma, sulla questione dell'orologio, sul bip dell'orologio, ha ragione. Mi dimentico di togliere, mi dimentico metodicamente di togliermi l'orologio quando leggo, anche perché leggo un po' a tutte le ore, in qualsiasi momento, quindi l'orologio ce l'ho addosso anche adesso e mi dimentico di toglierlo. Ma poi il limite è anche mio, perché l'orologio manda dei suoni che io non sento perché sono su una frequenza che io ho perso, ho un problema di presbiacusia, per cui sopra i 1000 Hz io i suoni li sento molto, molto poco, molto male. E quindi non lo sento io l'orologio, però tutto quello che c'è entra nel microfono. Il microfono prende tutto quello che trova e quindi entrano anche questi suoni. Quando li vedo, quando sono nella fase un po' di correggere quello che ho letto o di rivedere quello che ho letto, se li trovo li cancello. Ma a volte non si vedono, oppure a volte sono dentro sulle parole e quindi non si possono togliere. E quindi ha ragione, purtroppo è un mio difetto. Poi altre cose entrano, entra tutto, ma io registro da casa e allora è una differenza enorme tra il registrare da casa dove, come ho già detto, entra tutto, dove ci sono i rumori degli inquilini, la lavatrice, la signora del piano di sotto, il cane che abbaia. Ci sono 100 elementi di distrazione, ogni 5 minuti ti devi fermare, aspettare che i bambini finiscano di parlare sulle scale, che salgano in casa. Cioè, una serie infinita di rumori, di distrazione. Poi d'estate ci sono tutti quelli che tagliano l'erba e così, l'ho già detto. E tutto questo purtroppo ti condiziona. Non solo ti condiziona perché entra sul microfono, ma perché ti devi fermare, perdi la concentrazione, poi non riesci più a riprendere con il ritmo di prima, no? Con le cose così. E più ti innervosisci e quindi ti viene voglia quasi di alzare la voce, insomma, e quindi cambi anche tu il registro con cui parli. E purtroppo è così. Ma le scelte sono due, cioè o queste cose le fai da casa accettando questo e quindi accettando anche le impurità che il microfono ti porta dentro e anche la impossibilità di elaborare più di tanto il suono, la qualità, cioè ti devi accettare un certo tipo di qualità di suono, che non è il migliore possibile, altrimenti devi trovare uno studio. Ma non è facile farsi uno studio in casa. Dovresti entrare a registrare in uno studio di registrazione, dove anche sei seguito. Cioè, se tu sei in uno studio di registrazione, registri in una cabina chiusa, insonorizzata, e poi c'hai un regista che ti segue nella console e quindi ti adatta continuamente i suoni, sta in cuffia con te, quindi alza o abbassa il volume se vai troppo forte, se questo volume tende a strappare e se tu dici qualcosa di sbagliato ti corregge in modo tale che, perché a volte tu fai anche degli errori, ti sfuggono, no? Delle parole lette male,
ma tu magari non te ne accorgi, quindi vai avanti e magari questo poi viene fuori dopo, oppure richiede un lunghissimo tempo dopo, mentre se qualcuno ti ferma subito, ti segue quando tu stai facendo questo, risparmi molto, molto lavoro, no? E quindi se tu hai un'elaborazione del suono all'inizio, quando tu parli, e poi hai un tecnico che ti fa tutta una post-produzione e ti elabora il suono ancora una volta, e questo suono poi non risente, come adesso che parlo, c'è il rumore del computer che entra nel microfono, no? Allora cosa succede? Succede che nel momento in cui io vado a togliere questo rumore di fondo che entra comunque nel microfono, se io filtro questo rumore di fondo, altero anche la qualità del globale del suono, che acquista come dire, che acquista un tono più metallico. E poi dipende anche dal microfono, insomma, no? Ovviamente se tu lo fai in uno studio dove c'è un'attrezzatura, costa decine di migliaia di euro un'attrezzatura per registrare. Io da casa mia registro con un'attrezzatura, che so io, del valore di 200 euro. Allora, tra un microfono da 10.000 euro e un microfono da 50 o 100 euro, ci sarà pure una differenza, no? E questa differenza si dovrà sentire. Allora, da casa ti devi accontentare di una qualità che sia più bassa di quella che un professionista ha in uno studio. Ma io in uno studio non posso andare a registrare perché, uno, nessuno me l'ha offerto, due, non sarei in grado di pagarmi il noleggio di uno studio per, come dire, per fare un po' un prodotto che propongo gratuitamente, no? Cambierebbe tutta una logica di mercato nel mio caso, insomma. E quindi mi devo accontentare di fare questo, però bisogna trovare un compromesso tra il rumore di fondo che si può ancora tenere senza alterare troppo la quantità complessiva dell'audio e quello che invece bisogna assolutamente eliminare, sapendo che in tutti i casi si perde sempre qualcosa, non è mai come quella qualità che si ha quando si va in uno studio e non c'è rumore di fondo, quando ci sono dei microfoni che non producono nessun rumore, quando c'è poi un sistema, insomma, di schede, di mixer, eccetera, che poi ti permettono di elaborare il suono come vuoi tu. Questo non è possibile. Però, insomma, un po' meglio di molte registrazioni che ho sentito fatte in maniera casalinga, sì, questo si può ottenere, ed è anche quello che mi sono prefissato di ottenere e che sto cercando di migliorare via via nel tempo. Insomma, le registrazioni che faccio adesso mi sembrano un po' migliori di quelle che facevo anche soltanto qualche anno fa, dove registravo con un piccolo microfono portatile, insomma, che portava dentro un sacco di rumore e che aveva dei grossi limiti, insomma, in cui la voce poi veniva metallica e anche le finali dei suoni, insomma, a volte ti dava un suono trascinato verso la fine, quando tu chiudi la parola, questa parola continuava come una specie di eco che era brutta da sentire, insomma. Ecco, adesso mi sembra che ci sia meno, però purtroppo dipende da questo, ci sono queste ragioni che influiscono, no? Su quello che fai. Però, insomma, io penso che tutto sommato, se abbiamo un bel 33 giri di una volta, insomma, e abbiamo ancora come a me capita di avere, insomma, un impianto stereo di quelli di una volta, il giradischi con la puntina, insomma, e questi dischi hanno ancora dei fruscii, però li ascoltiamo volentieri i fruscii, insomma, pur di ritornare a quell'atmosfera di una volta. Non è detto che la perfezione sia sempre la cosa assoluta a cui dobbiamo mirare. Ecco, adesso sentite per esempio che c'è una macchina che sta partendo. Come dire, come la bellezza dei volti, no? La bellezza dei volti, spesso non è nella perfezione del volto. Ci sono delle asimmetrie o delle altre particolarità che rendono più interessante il volto, non sono
non quella bellezza fredda, insomma, che potrebbe avere la cosa perfetta, ma l'imperfezione, quando non è proprio il grave difetto, a volte rende più interessante la cosa, a volte anche più bella, insomma, perché è più vera, è più viva, ecco. Allora cerchiamo di arrivare anche alla verità delle cose. La verità non è la perfezione assoluta, non è quella fatta nella cella isolata, è quella che viene dalla vita, insomma, no? Dall'essere vivi. Poi c'era chi mi consigliava di, come dire, di non, perché è difficile seguire un video di 5, 6 ore, 10 ore in un unico file, di suddividerlo. È quello che ho fatto per tanto tempo, quello di suddividere. Ma poi cosa si osservava? Che magari il primo video lo vedevano in 100, il secondo video in 10 e poi sempre meno. In realtà, insomma, non solo io, insomma, ma mi accorgo che molti hanno scoperto che, conoscendo il mezzo, perché bisogna anche un po' conoscere il mezzo in cui si lavora, hanno scoperto che vale la pena, invece è meglio, fare il video in un unico file, insomma, pubblicare il libro in un unico file. Anche perché poi molti li scaricano, diciamo solo la verità, insomma, e poi se li ascoltano in altre situazioni. E allora chi li scarica, questi video, se li trova in un unico file, ha la possibilità di scaricarselo con più facilità. Sentite, adesso ci sono dei bambini che parlano e... stanno salendo le scale. Ci sono quelli che anche mi danno suggerimenti. Questo non è un commento che mi è stato fatto attraverso la chat di Facebook, non è cosa, ma insomma che mi danno dei suggerimenti così, insomma, no? Anche simpatici, diciamo così, ingenui. Mi dicono, vabbè, insomma, ti lamenti perché non hai abbastanza iscritti? O non ne hai quanti ne vorresti? Ma è semplice, basta che dici ad ogni tuo iscritto di invitare un amico ad iscriversi, no? Vedrai che nel giro di poco tempo li raddoppi. È così semplice, no? Come certi meccanismi commerciali. Oppure mi diceva, beh, insomma, ti servono dei fondi per produrre meglio, per comprare libri, per comprare materiale per il tuo canale. Vabbè, insomma, se tutti quanti i tuoi iscritti, ne hai 22, ti dessero un euro, o ti danno un euro, convinci a darti un euro, così, insomma, saresti anche ricco, no? Ma non funziona così, insomma. Io mi sono accorto che non funziona così. Le cose semplici, o che sembrano apparentemente semplici, poi quando si è dentro nelle cose, tra parentesi dirò che alcuni di voi mi hanno fatto delle donazioni e li ringrazio ancora. Nessuno ha avuto il coraggio, diciamo così, di donarmi un euro. In tutto questo tempo non ho mai ricevuto una donazione di un euro. Due sì, ma uno no. Vabbè, insomma, questa era soltanto una notazione simpatica. E poi è vero, no? Per esempio, che in radio... la RAI pubblica gli audiolibri a puntate, si mette la musica in mezzo, si fa delle cose e funziona quel modo di produrre l'audiolibro a puntate. Ma la radio è la radio, insomma. Qui su YouTube, qua, appunto, le differenze del mezzo, la pubblicazione a puntate non funziona. Però, ecco, non funziona, anche qua bisogna fare un distinguo, no? Perché è chiaro che se io pubblico un libro di 3, 4 ore, 5 ore, 6 ore, lo pubblico per intero, da d'ora in poi lo pubblicherò per intero, sto mettendo per intero altri libri, no? Però è chiaro che se devo pubblicare un libro di 40 ore, a parte che pochi lo fanno, oppure Musi, per esempio, che non so quante saranno, ma sicuramente più di 40 o di 50, non lo posso pubblicare in un unico file o in un'unica volta, non riuscirò mai a leggerlo per conto mio per poi pubblicarlo tutto intero in una volta successiva, e anche non sarebbe improponibile fare un video di, mettiamo che siano 70-80 ore, no? Improponibile. Allora una lettura come Musil, secondo me, va fatta
ho impostato il primo pacchetto iniziale di 7 ore, adesso se continuo a farla, le continuerò a fare in puntata alla volta, insomma. Quindi brevi puntate di una ventina di minuti, una dopo l'altra, cercando di arrivare più avanti possibile. Tra l'altro l'opera è anche non finita, quindi va bene così. Un'altra cosa che sto facendo a puntate, ripeto, sono le mille e una notte, insomma, no? Anche quelle è giusto farle a puntate, secondo me, perché riprende lo spirito con cui è stata costruita quest'opera. Anche se una volta poi finite, magari le riunirò, se non in un unico file, però in alcuni, uno dei quali raccoglie una storia, insomma, in modo che potete avere tutto il libro raccolto in 5-6 blocchi. Poi certo, insomma, qualcuno mi dice che c'è un'altra caratteristica, no, dell'audiolibro, che è difficile da ascoltare così, no? Soprattutto in una volta, a meno che sia un racconto di un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, si può ascoltare una sera quando. Ma poi un audiolibro di una certa consistenza non si ascolta in una volta, e soprattutto le occasioni di ascolto, le situazioni di ascolto sono le più diverse, e quindi qui ci sono persone che riescono a concentrarsi sul libro anche guidando. Altre che invece non riescono a farlo finché guidano, per esempio, altre che riescono a concentrarsi invece finché fanno lavori di casa, oppure artisti che dipingono, che disegnano, che so io, riescono ad ascoltare il libro facendo anche delle operazioni manuali così, altri che invece non riescono a farlo. Insomma, qui la cosa è soggettiva, quindi l'uso che se ne può fare, o l'uso che ne fanno le persone, è un po' imprevedibile, insomma. Io posso leggere il libro, mettersela tutta per leggerlo al meglio, metterci ovviamente quello che sento io, quello che il libro produce in me di reazioni emotive, no? A volte troppe, a volte magari meno, però più di questo non posso farlo. Poi, appunto, ognuno è diverso, insomma, il prodotto è un prodotto talmente particolare, insomma, no? Che una canzoncina, vabbè, insomma, la metti, ascolti dal barbiere, ascolti, ma no, il libro è qualcosa che, se è un libro buono, poi richiede comunque una sua concentrazione, una sua attenzione, è un'attenzione e una concentrazione prolungata, insomma. Perché poi è più difficile da riprendere un audiolibro piuttosto che un libro di carta, no? Dove metti il segno e poi lo riapri il giorno dopo, 2 giorni dopo. Quante, ecco qua, poi c'è il problema di faccio troppo, no? Faccio troppo, però io penso di leggere non soltanto per quei pochi che mi seguono con una certa, o quei tanti, insomma, che mi seguono con una certa costanza, insomma, per cui per loro evidentemente trovarsi più di un video alla volta è un impegno, insomma, no, non ci possono stare dietro, questo me ne rendo benissimo conto, insomma, no. Però io posto anche cose molto diversificate, e posto pensando a gente diversa, insomma, no? Pensando per esempio a gente che può venire a conoscere, come molti di voi mi dicono, casualmente il tuo canale perché magari fa una ricerca in rete di un qualcosa. E postando varie cose diversificate, magari lo trovano, e dopo, una volta che l'hanno trovato, magari si legano al canale. Quindi posto tanto, ma non è che siete costretti ad ascoltare tutto quello che posto, insomma, anche se mi seguite, insomma, no. Avete la possibilità di ritrovarlo poi quando volete, no? Quindi non fatevi impressionare dalla quantità di materiale. Se volete, insomma, ve la segnate, quando avete tempo l'ascoltate, non è che siete, nessuno vi costringe ad ascoltare quello che posto, ma magari a uno di voi, come dire, non interessa quello che ho postato, ma potrebbe interessare invece a uno che fino adesso non è mai venuto a contatto con il canale. E quindi, insomma, è una cosa che si rivolge anche a più persone diverse. Immagino che non siete soltanto voi 100, 1000 che
che mi seguite magari giornalmente o settimanalmente o mensilmente, ma che ci sono potenzialmente 50-60 milioni di abitanti in Italia. Poi magari ci sono quelli residenti all'estero, no? Che ascoltano il canale per sentire parlare italiano, per imparare la lingua, per avere un contatto con la loro patria, con la lingua della loro patria, insomma. Allora, ci sono tutte queste persone che magari che sono un bacino di utenza più grande, che quindi potrebbero accogliere anche parte di quel materiale che posto e che ovviamente è troppo per voi che mi seguite con regolarità. Poi vabbè, ci sarebbero altre cose da dire che riguardano anche Google e le modalità, insomma, no, con cui anche il mezzo, bene o male, ti propone o non ti propone, insomma, no, per cui tu puoi essere conosciuto o meno attraverso il mezzo, ma questo le riservo per un altro video eventualmente. Vabbè, sulla fatica iniziale di abituarsi alla mia voce ed ascoltarla le prime volte, di questo ne ho già parlato, insomma, no? Un commento vostro mi conferma questo. C'è un commento, insomma, di una persona che mi segue da tanto tempo e che ringrazio perché, insomma, mi scrive, lei ha cominciato a seguirmi ancora parecchi anni fa, no? E mi scrive, vorrei aggiungere che io sempre rimarrò affezionata alle vecchie letture che facevi, malgrado siano secondo te di scarsa qualità. In realtà io ne ho tolte molte perché non mi riconosco più in quelle letture, insomma, si cambia e mi sembra di essere abbastanza cambiato rispetto allora, insomma, sia per i mezzi che proprio, insomma, per quelle abilità che un po' alla volta acquisti nel tempo. E poi ricordo che il tempo non passava mai sperando le puntate di Karamazov, vedete, una volta pubblicavo puntate, insomma, no? Che tempi, quando immaginavo Harry Bukowski con la tua voce. Purtroppo Harry Bukowski l'ho dovuto togliere perché è morto meno di 70 anni fa, quindi per motivi di copyright. E mi dispiace perché avevo letto molto di Bukowski, insomma. Anche lì ad alcuni piaceva, ad altri no, insomma, c'è chi immaginava Bukowski come lei con la mia voce, c'è chi invece mi diceva che non avevo capito nulla, insomma, di Bukowski. È così, no? Ricordo che la prima volta che ti ho trovato qui suonavi il pianoforte e davi consigli ai principianti, ma le tue letture le scoprii anni dopo, tramite KissTube, ecco, un altro modo, no? Che c'è stato perché a un certo punto quelli di KissTube mi hanno chiesto di poter utilizzare i miei video quando hanno pensato che come dire, oltre alle beauty girl, come si chiamano? Che oltre al make-up si potevano proporre anche degli audiolibri, insomma, no? E quindi mi avevano chiesto, insomma, se potevano raccogliere il mio materiale e proporlo anche loro. Se può servire, a me interessa un prosieguo dell'uomo senza qualità, come la recherche. Ad ogni modo, è vero che devi fare solo quello che ti soddisfa e trarre il meglio dal tuo prezioso lavoro. Ecco, su quello che faccio, diciamo così, sulle mie scelte, gioca molto il caso, giocano molto le associazioni. Gioca molto quello che magari, non so, quello che ti suggerisce un libro che magari ti rimanda a un altro, da un altro autore, oppure una frase che trovi da una parte, oppure, non so, una trasmissione radio, non so, la mattina, pagina 3, magari ti dà uno spunto per un autore, per una lettura. E quindi vado molto ad associazioni, vado molto agli incontri che faccio, d'altronde, insomma, no, come dice Recalcati, la nostra vita è fatta di incontri, ci sono incontri buoni e ci sono incontri cattivi, cioè con incontri che ci aprono mondi e incontri che ce li chiudono. Ecco, a volte si incontrano anche dei libri che a volte aprono dei mondi e quindi anche questi incontri fanno parte poi delle occasioni e queste occasioni io cerco di proporle anche a voi, insomma, no? Per esempio, mi sono incontrato ieri con la Teogonia di Esiodo, perché, ma casualmente, perché semplicemente perché cercavo di
di trovare dei miti, soprattutto per i bambini, in modo tale da poter fare qualche video, qualche lettura nell'altro canale, insomma, che sto cercando di dedicare alle favole, insomma, di dedicare ai bambini. E quindi mi piaceva trovare anche un mondo fatto di miti. Poi mi sono incontrato con Esiodo, con la Teogonia, e lì siamo a 700 anni prima di Cristo, e ho trovato il testo in rete, e quindi ve la propongo, insomma. Detto questo, insomma, ho parlato per un'ora, scusatemi, chi ha voglia di ascoltare questa pappardella l'ascolti, insomma, gli altri ovviamente no, insomma, ma così, insomma, è stata una chiacchierata. Ogni tanto c'è bisogno di fare anche una chiacchierata con voi. Saluto.